Non solo la volontà di confermarsi in Serie A conquistata dopo oltre 20 anni, ma anche la lungimiranza di investire nelle infrastrutture. Il nuovo corso del Venezia Football Club del presidente Naderawa guarda lontano. Ecco come sarà la nuova casa del Venezia Calcio, Alta Jercio. Lunedì il via ai lavori, 7 milioni di euro di investimenti che vanno ad aggiungersi ai 2,5 già spesi sulla struttura. Saranno ricavati, tra l'altro, 6 campi da calcio, 3 palestre, la sede amministrativa del club sarà trofei e luogo per incontri. Che lunedì 21 inizieranno i lavori e che noi ci aspettiamo verranno completati nel giro di un anno, quindi a febbraio del prossimo anno contiamo che il cantiere sarà concluso con un rilascio intermedio a settembre del 2022 per quanto riguarda la parte spogliatoi della prima squadra. L'operazione è un'operazione chiaramente importante e complessa perché prevede intanto da parte del Comune una concessione per 40 anni a favore del Venezia FC. Alla presentazione con il vicepresidente del club Andrea Cardinaletti, vero motore dell'operazione, è intervenuto anche il vice sindaco e assessore allo sport del Comune di Venezia, Andrea Tomaello. A distanza di pochi mesi dalla fine dei lavori dello stadio Penso, di diciamo, dare il via a nuovi lavori per il centro sportivo Tagliercio, dimostrazione che questa società crede nella città di Venezia, investe in infrastrutture sportive e sono davvero felice che si possa dare via a questi progetti, che sarà sicuramente un centro a servizio della città, un centro per tanti atleti e un centro che sarà la vera casa del calcio Venezia.